sentivamo molto l'esigenza di ricominciare a suonare per gli altri e quindi non abbiamo voluto rinunciare al tradizionale concerto di Natale facendolo in una modalità un po' diversa, ma comunque ci auguriamo coinvolgente ed emozionante. Tutto cambia in questo 2020, siamo ovviamente ancora con tutte le restrizioni anti-Covid e allora il concerto di Natale del Liceo Musicale Aretino diventa virtuale. È un concerto che abbiamo pensato di fare in questa modalità per dare una risposta a un'esigenza precisa dei nostri studenti che a causa della pandemia da un anno non possono avere l'opportunità di suonare, di esibirsi e quindi di avere il confronto con il pubblico e con la sala. Quindi abbiamo pensato di mettere a disposizione alcune nostre competenze utilizzando il materiale della scuola e anche delle attrezzature nostre e di un genitore di uno dei nostri studenti che ci ha dato una mano in questo senso per poter poi realizzare queste esecuzioni prese attraverso le videocamere e anche attraverso un sistema di microfoni e quindi un audio di alta qualità. Ci siamo divisi i compiti, una parte di noi docenti si è occupata della parte video, alcuni si sono occupati invece delle riprese audio e in questo momento stiamo completando il lavoro di montaggio per poi essere messo su YouTube e quindi diventare disponibile per domenica sera. Il programma più o meno sono dei brani che gli alunni studiano con i docenti delle rispettive materie di esecuzione e interpretazione, quindi tutti gli strumenti, ma anche di musica d'insieme, quindi sono delle lezioni del pomeriggio che vengono effettuate insieme, quindi con varie formazioni e cioè il repertorio spazia dal 1500 diciamo fino ai giorni nostri. Per esempio per chitarra c'è uno studio di Sor, voce e pianoforte per esempio c'è un Lied di Schubert, oppure un canone di Caccini, per marimba c'è un brano di Tyson, questo è più recente, fino ad arrivare ai giorni nostri c'è un nostro professore Roberto Rossi di chitarra che ha scritto un brano On the Time per due flauti e chitarra, quindi sarà un brano che è una prima esecuzione. Come sarà fruibile? Potrà essere visto sulla nostra pagina YouTube del Liceo Petrarca questo domenica in due momenti diversi, uno alle ore 18 e uno alle ore 21 e poi sarà visibile anche su Arezzo TV la vigilia di Natale dopo la messa solenne celebrata dal Vescovo.